E salve a tutti ragazzi, eccoci qui tornati con un nuovo episodio di Star Wars Jedi Survivor. Allora, e niente, andiamo avanti da dove ci eravamo lasciati nell'episodio precedente. Vi ringrazio sempre per il supporto che ci state dando. Aiutateci col tempo di visualizzazione, continuate così come state facendo. Guardate anche i canali che vi ho messo sotto in descrizione. Detto ciò, andiamo avanti. Allora, siamo tipo nel... come si chiama? Adesso lo dico. È l'Alexette di Sir. Chissà com'è finito qui. Ci facciamo una dormita. Sto morendo, raga, con sta tosse. Che ne so, magari dobbiamo riposare, poi si sblocca qualcosa. Parli ancora nel sonno, eh? Certe cose non cambiano mai. Strambo. Palla di pelo. Oh. Grazie per l'ospitalità. Prego, perché mai avrei tenuto le tue cose per anni? Speravo che passassi di qua e magari facessi una pausa. Sai che succede quando mi fermo troppo in un posto? Hai detto che c'è un giroscopio da qualche parte? C'è tutto il tempo per sistemare la Mantis. È di te che vorrei parlare. Sto bene. Dobbiamo ripartire subito. E poi andrai a caccia di guai con Saw Gerrera? Forse. Sì. Sì, qualcuno deve continuare a lottare. Che strano, è la stessa cosa che hai detto quando ci siamo separati. Sì, perché... Senti. Avevate un motivo per andare via. Ma questa non è un'opzione per me. Io devo lottare. Anche perché non ho capito perché si sono sciolti. Vorrei che le cose fossero diverse, ma continui a perdere i tuoi cari e hai detto tu stesso che l'impero diventa più forte ogni giorno. Forse è arrivato il momento di guardare oltre. Nel senso, un tempo erano una squadra con Grease. Prenditi cura di te, sistema, ti trova una casa. Quale casa, Grease? Non esiste. Era l'ordine, il mio maestro, tutti quelli che ho perso. Il loro sacrificio sarebbe vano se ora me ne andassi e mi nascondessi. La vita ti ha servito delle brutte carte, ma tu devi fidarti di me, perché io l'ho imparato a mie spese. Bisogna saper lasciare una partita quando è truccata, o rischi di perdere qualcosa che non potrai mai sostituire. Come vuoi. Voglio mostrarti una cosa. È un tunnel per il contrabbando, incluso con la taverna. Dai pure un'occhiata. Tengo molti pezzi di ricambio laggiù. Scommetto che troverai quello che ti occorre per rimettere in sesto la Mantis. Grazie. Lo apprezzo molto. Cal, posso dirti una cosa? È davvero bello vederti di nuovo. Grazie, anche per me è molto bello vederti. Anche per me. No, bel personaggio, Grease. Soprattutto nel primo Fallen Order, ragazzi. Grease. Ci rifletterò su. Guarda dove metti i piedi là sotto. Ho un piccolo problema di parassiti. Ah, va benissimo, bestie. Bestie immonde. Ok, trova il modulo. Tunnel per il contrabbando, eh? Avete visto? C'è stava la strada laterale. Aia. Ok. Fa attenzione, amico. Sì, non vengono usati da molto tempo.
Tante volte ti impicci. Muoviamoci che è chiusa. È questo. Che cos'è? Perfetto, il Dino ti sei fatto i canonici cavoli tuoi ed eccoli. La famosa cofana di cavoli tuoi. Olè! Secondo me qua c'è qualche mostro cattivo. Un bel salto nel vuoto, eh? Prima torniamo da Gris e prima... meglio dare un'occhiata. Allora, ancora non mi sono spiaccicato, il che è una gran cosa. No! No, sono un idiota! Sembra un disco dati. Sbagliato tutto, però ho fatto una cosa buona. È così. Comunque fatto. Cos'è benissimo, raga. Oh. Mamma mia. Che roba. Non lo so dove cavolo ci andiamo a infilare, però vediamo. Qui c'è ancora energia. Forse possiamo accendere le luci. Niente male. Bellissimo. Possiamo camminarci sopra. Attento, BP. Mi dispiace molto. Sarà cancellata tutta la memoria? No. Solo di ciò che ha richiesto il consiglio. Allora almeno mi ricorderò di te. Sono pronta. Questo è tipo un ricordo? Una memoria sarà. Qual è il tuo nome, droide? Sono ZNA4, ovviamente. Come posso servire l'ordine? Z. Dimmi come attraversare l'abisso di Kobo. Non ho informazioni in merito nei miei banchi di memoria. Padrona Kree, sai che la Repubblica ha emanato un ordine di evacuazione su larga scala? Lo so. Per questo ho un incarico molto importante per te, Zeta. Prendi questo. Un modulo? Oh, che pregevole fattura! Che sta succedendo? Usalo per aprire il meccanismo. Va nei sotterranei senza fermarti mai. È un ordine, Zeta. Non ti accompagnerò. No. La chiave per Tanalor è in quel meccanismo. Se non ti sbrighi, forse andrà perduta per sempre. Che è la stessa chiave che cercava quel manigoldo lì al saloon, se vi ricordate, nell'episodio precedente. Che cercavano i predoni, praticamente. Questo droide deve essere qui sotto da secoli. Buongiorno. O forse è notte.
Il tuo nome è Zeta? Sì, esatto. Come fa? Oh, oh no! Sono in trappola. Sono in trappola da... Quanto esattamente? Io sono Cal, lui è BD. Ti aiuteremo noi. È un piacere conoscervi. Accetto più che volentieri il vostro aiuto. Allora, vediamo di aiutarla. Ponte attivato. Sto coso lo dobbiamo mettere da qualche parte. Usa le sfere per attivare il ponte, così potrai raggiungere i comandi della gru. Almeno credo. Chi può dirlo dopo tutti questi anni? Questo droide mi sembra un po' sbullonato. Cosa hai detto? Io ho detto coraggio, Zeta. Questo non funziona tanto. Forse se facciamo così funziona meglio. Presto sarai libera, Zeta. Fai con comodo. Sono bloccata qui soltanto da un po'. Non trovo il tuo nome nelle mie banche dati. Quando hai superato le prove? Mai affrontato. Mi hanno insignito sul campo. Motivo di questa evidente violazione del protocollo? È una lunga storia. Allora, la porta come la gestiamo? Ah, ok, c'è qualcosa di là. Vediamo, Provi o meno, ce l'hai fatta! Vieni qui, voglio ringraziarti di persona. Dov'è? Ma dai, nata. Ah, te vedevo, Oh, ok. Non compariva l'interazione. Non c'è di che. Ora, se non ti dispiace, mi hanno trattenuta fin troppo. Non ora, tieni duro. Posso dare un'occhiata? Oh, beh, devo ammettere che mi servono delle riparazioni. Ho sempre attrezzatissimo, allora, Gal, Cos'è Tanalor? Un pianeta nascosto nell'abisso di Kobo. Ospita un tempio Jedi. Un baluardo della luce dell'ordine sulla frontiera galattica. O almeno questa era l'idea che la mia padrona aveva per Tanalor. Così dovrebbe bastare. Devo capire come uscire da questo posto. Beh, io posso aiutarti. Era di qua o di là, no? Ottimo. Oh, sì, è da questa parte. Seguimi. Ah, ora capisco. È una camera di meditazione. La padrona Kree le usava per addestrare i geni. Scusate, raga. Non la sua funzione, purtroppo. La padrona Kree aveva una mente brillante. La conosci, Cal? Purtroppo no. Peccato. Comunque le saresti piaciuto di sicuro. L'uscita è di qua. Il tuo arrivo è stato provvidenziale.
Sì, probabile che sia qui da un'eternità. Ok, adesso magari ragazzi riusciamo a salvare, Zeta, quel pianeta che dicevi? Come? Tanalor è un luogo meraviglioso. Come ci arrivo lì? Attraverso l'abisso di Kobo. Devono essere i dati che la tua padrona ha rimosso dai tuoi banchi di memoria. Beh, avrà avuto le sue ragioni. Ragazzi, si fa interessante, Calmi, non vi voglio fare male. Tutto questo non c'era l'ultima volta che sono stata qui. Il cielo era costellato di meteori. Sono davvero rimasta addormentata molto a lungo, non è così, Cal? Sì. Ma non temere. Non sei sola. Ti aiuterò a rimetterti in piedi. Il tuo abbigliamento non è certo il più consono, ma... Ora ho l'assoluta certezza che sei un Jedi. Andiamo. Arriverò tra un attimo, Cal. Non devi aspettarmi. Che edifici bizzarri! Oh, allora... Cos'è? Allora, facciamo... Scusa una cosa. Non sono una spia dei predoni. Sono un amico di Cal Kestis. Cal chi? Senti, amico, ti ho già detto che sei nella taverna sbagliata. Non conosco nessuno che si chiami Cal Kestis. Ehi, Gris. Ah, quel Cal Kestis. L'ho trovato. Ce l'hai fatta. È bello vederti. Gris Drytus, lui è Bo Dacuna. Era su Coruscant. Non ce l'avrei mai fatta senza di lui. Oh, bene. Piacere di conoscerti. Purtroppo al momento non credo di avere altri letti disponibili. Aspetta, ancora un altro. Cal, dovresti smetterla di raccattare gente per strada. Vabbè, ma è carina. È carino. Io sono ZNA4, umile servitrice dell'Ordine Jedi. Oh, qualcuno è rimasto un po' indietro. Era rimasta sottoterra. Non ho mai visto un modello così. Sembra un pezzo d'antiquariato. C'era qualcosa laggiù che valesse dei crediti? Crediti? Cal, tu mi hai salvata, ma avrei ancora bisogno del tuo aiuto. Ah, e ti pareva? La padrona Santai mi ha detto di aprire il meccanismo della foresta, ma in questo stato non posso completare l'incarico. Ti prego. Certo, lo farò io. Se io fallissi, la chiave per Tanalor andrebbe persa per sempre. Un momento. Hai detto Tanalor? Tu lo conosci? Sì, è una vecchia leggenda dei prospettori su un mondo perduto pieno di tesori. Forse è la prova che non è solo un mito. Dovremmo controllare. Sì, però devo riparare la Mantis prima che la vedano i predoni. Ti scorterò io lì. Ti copro mentre tu la ripari. Ah, è davvero un duro come sembra? A parte Sir, nessuno sa. È un fenomeno, è durissimo. Ok. Noi pensiamo alla Mantis. Io cerco nella foresta. Grazie, Cal. Appena tornerò pienamente operativa, ti raggiungerò al meccanismo della foresta. In marcia! Zeta. Calma, vecchia mia. Perché non fai riposare quei propulsori mentre loro si occupano di tutto? Vieni, posso farti revisionare, lucidare e aggiornarti sulla galassia. Molto gentile. Cal, chiuderò il saloon per evitare che i predoni lo distruggano. Usa la porta sul retro, ok? Ok. Allora. Perfetto. Allora, io direi che comunque ci lasciamo giù, perché medito. E ci lasciamo giù, che è meglio, perché non lo so se ha salvato. Quando medito, ragazzi, salva, quindi almeno ci riposiamo anche e recuperiamo la salute. Respira. Poi dovrò fare anche dei potenziamenti, quindi facciamo riposa.
Allora ragazzi, direi che anche per questo video è tutto. Come al solito vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un bel like, commentare, condividere, attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi gli altri video e supportare serie e canale. Aiutateci col tempo di visualizzazione, guardate anche i canali sotto in descrizione che portano gaming. Spolliciate, lasciate like e aiutate anche loro. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!